Ciao e bentornati o benvenuti se è la prima volta che siete qui. Siete appena arrivati su Champions e chi ci segue sa benissimo che cosa facciamo noi. Noi raccontiamo storie di grandi campioni dello sport, di grandi divi dello spettacolo. Tutto questo con lo scopo unico di tenervi compagnia. Di chi parliamo oggi? Beh, non a tutti capita di giocare con Pelé, Omar Sivori e Gigi Riva. È capitato a Nenè, un brasiliano che finì per diventare orgoglio della Sardegna. Olindo Claudio De Carvalho è stato un uomo buono e un calciatore di estremo talento. Lo chiamavano Nenè, bambino. Suo padre si chiamava Olindo Erminio De Carvalho ed è stato un terzino del Santos. Poi ha smesso di giocare divenendo elettricista. Il calcio brasiliano dell'epoca offriva davvero poco a pochi e noi oggi non riusciamo nemmeno a capire certe abissali differenze. Diciamo solo che all'epoca a spingerti verso un campo da calcio erano davvero la passione e la voglia di giocare, non certo le ambizioni economiche. Nenè è un ragazzo timido, alto, gioca scalzo nel Flamengo di Santos, la sua città dove è nato il 1 febbraio del 1942. Poi lascia il calcio giocato in strada ed entra nel Senador Feio. Avevo 15 anni, guarda tuo padre, mi ripeteva mamma Rute. Ha giocato, gli piaceva, pensava tanto al calcio. Tuo padre era generoso, ma il calcio con lui non lo è stato. Diventa elettricista come tuo padre. Questo il consiglio di sua madre, preoccupata che finita la carriera di calciatore, Nenè potesse finire in grande difficoltà. Una mattina parte con un suo compagno e va a fare un provino nel Santos. Vuole ripercorrere la strada intrapresa anni prima da suo padre. Quel giorno incontra per la prima volta Edson Arantes do Nascimento. Il piccolo Nenè aveva solo un anno meno di Pelé, ma era un anno luce. Pelé era già un re. Nel 58 Nenè ha 16 anni e Pelé 17. Fresco campione del mondo, il numero 10 del Brasile ha segnato 2 gol nella finale mondiale contro la Svezia. Tutti in Brasile volevamo diventare Pelé, dirà poi Nenè, che scelto dal Santos diventa un buon giocatore di centrocampo, che sa anche fare gol. Viene proposto addirittura come riserva del 10. Racconta la sua prima partita accanto al re nella Serie A brasiliana. L'allenatore è Lulla, un improvvisatore. Chiamava tutti negli spogliatoi, i titolari e quelli delle giovanili, senza avvisare. Quel giorno dovevo fare l'anteprima, aprire lo spettacolo dei grandi. Lulla mi dice: prendi quella maglia, la numero 11. Gioco contro la Juventus di San Paolo. Io con l'11 e Pelé col 10. Il Santos vince anche quella partita, 3-1. A un certo momento scatto sulla sinistra, Pelé mi segue, io gli do il pallone, lui me lo ridà con un tocco morbidissimo e io mi ritrovo davanti al portiere. Il gol è facile, poteva farlo anche lui, lo ha fatto fare a me. Pelé è stato buono e generoso. Pelé è sempre stato prima un uomo e poi un giocatore. Col Santos, dunque, assieme al 10, dal 60 al 63, vince molto. 3 campionati paulista consecutivi, 2 campionati di Serie A brasiliana, che è un altro campionato rispetto al paulista, 2 Taça Brasil, una coppa che ormai non viene nemmeno più disputata, un torneo definito Rio San Paolo, 2 Coppe Libertadores, ossia la Champions sudamericana, e un intercontinentale. Nel suo anno più vincente, il 63, le prestazioni fornite con il club lo portano a essere convocato dalla nazionale olimpica, che vince la medaglia d'oro ai giochi panamericani tenutesi a San Paolo. Nel giugno dello stesso anno fa una tournée in Italia, a Torino, contro la Juve di Sivori, in un amichevole di lusso che finisce 5-3 per la Juve. Certo, la vecchia signora sta pensando seriamente di portare Orei in Europa e in questa occasione l'avvocato vorrebbe davvero iniziare ad imbastire una trattativa per il numero 10. Al centro della prima linea juventina viene provato, cosa che all'epoca si poteva fare, ossia prendere un giocatore per provarlo durante una partita, un francese molto referenziato che si chiama Duis, e la sua prova è molto attesa.
in prospettiva di un eventuale acquisto, ma Duis non convince e finisce che pubblico e osservatori puntino invece gli occhi su un giovanotto color ebano che gioca nelle file del Santos e dialoga con disinvoltura con sua maestà Pelé. Quel ragazzo si chiama appunto Claudio Olinto de Carvalho. Giampiero Boniperti si informa: chi è questo ragazzo? È la riserva di Pelé, gli rispondono, ma gioca più a centrocampo. Ah, davvero, dice lui, che rivede anche un po' se stesso in quel ragazzo, un centrocampista capace di fare gol. Quindi lo contatta e poi lo segue in Brasile. Nenè affronta la ritrosia della sua famiglia a lasciare il Brasile e andare oltreoceano e accetta la sfida. A Torino, in breve, le sue doti naturali di affidabilità, modestia e cortesia conquistano un po' tutti, compreso più o meno Capitan Sivori, che da buon argentino fa un po' fatica a giocare con un brasiliano. Per i tifosi è una scoperta felice, diventa beniamino sin dai giorni del ritiro precampionato in quel di Cuneo. Le aspettative su di lui sono enormi e i tifosi non vedono l'ora di applaudire la riserva di Pelé. Incominciai il periodo del noviziato a Torino in un albergo. Devo dire che in principio non mi ambientai affatto. Io non parlavo l'italiano, nessuno mi capiva. Poi Carlo Mattrel mi ospitò in casa sua e trovai un po' di calore umano. Conobbi anche la ragazza che è diventata mia moglie. In campo, prima il tecnico brasiliano Amaral, poi il suo sostituto Monzeglio, cercano tuttavia di inquadrarlo in un ruolo non suo. Nonostante tutto, a fine stagione saranno pur sempre 28 presenze e 11 reti, ma non tutti nell'ambiente sono soddisfatti. Alla Juve serviva un centravanti, ma Nenè non è un centravanti puro, non è e non sarà mai l'erede di John Charles. È alto, sì, ha gambe lunghe ed eleganti, ma trattasi di un centrocampista offensivo, scrivono i giornalisti, in un calcio nel quale un giocatore doveva rispondere a certi dettami tattici. Insomma, quelli erano gli anni nei quali tu qui non c'era assolutamente spazio per l'improvvisazione. Si dice poi anche che Nenè pensa troppo alla sua casa, alla sua mamma, al Brasile. Non la chiamano ancora saudade, si limitano a considerarla semplice nostalgia. Non è vero, dirà lui, forse non ero molto simpatico a Sivori, forse era un po' colpa mia, ma non sono stato colpito dalla saudade. Molti brasiliani hanno avuto questo problema. Io volevo diventare un buon calciatore in Italia. La Juventus non poteva aspettarmi, non hanno avuto pazienza. Ci sono rimasto un anno, un solo anno, e comunque ho fatto un po' di gol. In effetti 11 gol su 28 partite non è affatto male per un centrocampista. Quando ho cominciato a capire il calcio italiano, a Torino mi hanno ceduto, dirà. Erano gli anni del boom economico, gli anni delle auto, dei frigoriferi, delle credenze e le vetrine comprate a rate, cioè con le cambiali. Pacchi, vagonate, montagne di cambiali. Olinto Claudio de Carvalho è ceduto al Cagliari a rate. Forse, dirà, sono stato il primo acquistato in questo modo. 25% il primo anno, 25% il secondo anno e così via. Nenè arriva in Sardegna, è un po' giù di morale, in effetti non accetta questo singolo anno passato in una squadra, non accetta che una squadra di calcio possa pretendere risultati subito e non accetta che un giocatore venga ceduto a causa dei mal di pancia di qualcun altro. Insomma, sono tante le cose che non gli vanno giù e onestamente quando penso a lui credo che non abbia lasciato l'Italia solo per dimostrare che con lui avevano commesso un errore. Non mi sentivo bene, qualcuno usava una brutta parola, fallimento. No, quello no, mi sentivo soltanto poco utile. L'allenatore è Silvestri, soprannominato Sandokan. Non ridete che vi vedo. Lo guardò con i suoi profondi occhi e gli disse: ragazzo, hai mica visto Yanez oggi? È tutto il giorno che lo c'è. Scherzo. Lo guardò e disse: ragazzo, su con la vita, questo è un buon posto, qui c'è del buon calcio, sfogati. Fai quello che sai fare. Ricordati che sei brasiliano e hai giocato nel Santos di Pelé. Qui trova nuovi amici, Longo e Cera, e poi Tommasini. Da Torino arriva anche il suo grande amico, il portiere Mattrel. Il Cagliari è quello di Gigi Riva e in questa squadra Nenè diventa fondamentale con i gol, tirando e segnando anche con grandi punizioni da 30 metri, con le sue lunghe sgroppate sulla fascia e con gli ottimi assist. Un giorno a Roma scatto sulla fascia e vado via veloce. Il loro allenatore Oronzo Pugliese si mette a correre a fianco a me, lungo la linea, urlando: a me, passala a me.
La scena è molto divertente, la gente dell'Olimpico applaude, è stato tutto bellissimo, ma io non mi sono fatto incantare, ho passato il pallone a Riva e lui ha fatto un gran gol, come sempre. Ha una meravigliosa falcata, Nenè, che gli permette di spremere i terzini, ma neppure quello era il ruolo nel quale forse poteva rendere di più. Ad ogni modo, attorno alle sue stelle, stava nascendo la favola del Cagliari di Manlio Scopiglio, il filosofo, e di colui che Gianni Brera avrebbe ribattezzato Rombo di Tuono, ossia il grande Gigi Riva. Con l'ingaggio di Angelo Domenghini arriva la mossa tattica di lasciare a Domingo l'ala e spostare Nenè a mezzala. Ne capiva di calcio Scopiglio, il Cagliari, quel Cagliari, diventò una filastrocca, un vero mantra conosciuto da tutti e che recitava così: Albertosi, Martiradonna, Zignoli, Cera, Nicolai, Tomasini, Domenghini, Nenè, Gori, Greatti, Riva. All'epoca sì che potevano bastare 18 uomini e anche meno per fare un colpo di stato. Lo scudetto del 1970 segna una svolta clamorosa ed epocale, con la Sardegna in copertina, non più terra di confino, non più ricettacolo di luoghi comuni. Nenè vi contribuisce con il suo calcio di appostamento e movimento. Pochi gol quell'anno, appena 3, ma un rendimento assiduo, concreto. 28 partite su 30. Sandro Ciotti lo descrisse tatticamente ancora più importante di Riva. Vabbè, lui parlava così. Il cui sinistro cambiò i connotati del nostro football. Dal 1964 al 76 sempre Cagliari, solo Cagliari. Poi dirà, lo scudetto è stato il trionfo dell'amicizia, eravamo un buon gruppo, unito, allegro, vivevamo in un condominio, prendevo in mano la chitarra, strimpellavo, a volte facevo finta, cantavo canzoni brasiliane, era un divertimento, cominciato col grande Scopiglio. Hanno detto che era un mago e poi un filosofo, Scopiglio era un democratico, civile, tollerante, amico. Lui apprezzava la nostra allegria, voleva giocatori e uomini genuini. Noi eravamo genuini e abbiamo costruito grandi vittorie. Dopo il 76 si ferma. I capelli diventano bianchi e con le sue lunghe gambe da ballerino di musical americano inizia ad insegnare calcio e umanità. Va a dare una mano a Riva, che ha da poco aperto una scuola calcio. I primi passi della carriera da tecnico che inizia con la primavera della Fiorentina, prima della Pro in C, e con i grandi, al Paganese e al Sant'Elena. Ma la sua passione è davvero allenare i più giovani. Tutti lo ricordano per la sua simpatia e la sua gentilezza. Con la primavera della Fiorentina vince campionato, coppa di categoria e torneo di Viareggio. Ha poi continuato con le giovanili di Cagliari e Juventus, come ricorda bene Claudio Marchisio. Poi il ruolo di osservatore, sino al ritorno definitivo in Sardegna. Quando si spengono le luci della carriera e comincia il tribolato dopo, non tutti riescono a districarsi. Di Nenè si ricorda la dignità con la quale affronta la popolarità e gli stenti. Questi due impostori, per dirla alla Rudyard Kipling. La sua parabola è stata anche costellata di dolori, malattie e difficoltà economiche. Negli ultimi anni è ricoverato in un ospizio di Capoterra, periferia di Cagliari, dove si spegne nel settembre del 2016. Gli amici, i vecchi compagni, il comune e i tifosi non lo hanno mai dimenticato né abbandonato. Non capita a tutti di giocare con Pelé, Sivori e Riva, è vero. È capitato però a Nenè, un brasiliano che finì per diventare orgoglio della Sardegna, luogo che si è scelto come seconda casa. Questo era il bios su Nenè, una leggenda del passato che noi speriamo possa essere ricordato almeno nel modo giusto. Memnone vi saluta, vi rimanda a domani con un prossimo bios. Mi raccomando, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, lasciateci un mi piace per supportare il nostro canale, commentate, che aspettate, scriveteci il vostro pensiero, noi siamo qui in attesa di un vostro commento, con educazione mi raccomando, e soprattutto se avete tempo, se vi va, se volete farci un regalo, condividete i nostri video con tutte le persone che vi sono simpatiche e anche con gli antipatici, a noi non fa differenza. Aiutateci a far crescere questo canale. A domani con un prossimo bios e ricordatevi sempre che noi qui, io, I love this game.